Era una splendida giornata di maggio, calda e soleggiata. Alice, distesa sul prato, si annoiava, perché la sorella, invece di giocare con lei, era immersa nella lettura di un libro. Uffa, ma che noia! Andrò a raccogliere le margherite, anche se non ho troppa voglia di alzarmi. Un coniglio con la giacca. Oh cielo, sono in tremendo ritardo. Che strano coniglio è mai quello? Aspetta, ti prego, aspettami. Non posso, sono terribilmente in ritardo. Aspetta, signor coniglio, dove scappi? Fermo. Non posso. Come per magia, Alice si ritrovò in una strana stanza piena di porte. Ma c'è una chiave! Uffa, non serve a niente, non ne apre nessuna! Di qui. Dovrei diventare piccola come un coniglio per riuscirci. Vediamo, che cosa posso inventare? Oh, ci deve essere pure un modo per passare da quella porticina. Devo assolutamente scoprirlo. Alice non voleva arrendersi. Era convinta che in quel posto tutto fosse possibile. Le erano accadute cose molto strane da quando aveva visto il coniglio con la giacca. C'è scritto bevimi. Proviamo. No, potrebbe essere velenoso, non è il caso di fidarsi. Beh, dopo tutto non c'è scritto veleno. Ma è squisito! Chissà che cos'è. Sa di torta di ciliegie e anche un po' di budino, di ananas e di cioccolato. Ad ogni modo è davvero delizioso. C'è scritto mangiami. Non sono sicura che funzioni, ma non mi costa niente provare. Ma come? Perché non succede niente? Mi stanno crescendo i piedi. Anzi, no, sto crescendo tutta, ma forse così è un po' troppo. Oh, povera me. No. Prima ero troppo piccola, ora sono troppo grande. Lo sapevo, mi sono cacciata in un bel guaio. E adesso che cosa posso fare, povera me? Non so neanche dove mi trovo. E poi sono diventata così grande. Sono tremendamente in ritardo! Terribilmente in ritardo! Signor coniglio, fermati! Non andare, signor coniglio, aspettami! È scomparso di nuovo! E io sono rimasta ancora
sola. Accipicchia, che caldo che fa qui dentro. Certo che oggi me ne capitano di tutti i colori. Oh, che succede? Sto tornando piccola. Aiuto, affogo! Sono caduta in un mare di lacrime. Santo cielo, l'ho vista davvero brutta stavolta. E adesso che cosa posso fare? Dove posso andare? Alice proseguì il suo viaggio inoltrandosi in un bosco pieno di fiori colorati e piante gigantesche. Certo che non è affatto facile riuscire a camminare nel bosco quando si è così piccoli. Come mi piacerebbe essere un pochino più grande. E vorrei anche bere o mangiare qualcosa, ho lo stomaco vuoto. Già, ma cosa? Salve, signorinella, chi sei? Chi, io? Ecco, io sono Alice. A dire la verità ero Alice fino a questa mattina, ma da quel momento sono accadute molte cose strane e adesso non so più chi sono. Non riesco a comprenderti, ma cosa stai dicendo? Spiegati meglio. È così complicato. È tutto il giorno che divento grande per poi rimpicciolire all'improvviso. Sono così confusa. Perché? Non c'è niente di strano dopo tutto. Ah, sì, certo, fai presto a parlare tu. Ma se diventassi una crisalide e poi improvvisamente una farfalla, capiresti come mi sento e ti assicuro che non è una cosa piacevole. Beh, se lo dici tu. Oh, insomma, io vorrei essere un po' più grande. È una tragedia essere alti soltanto 7 centimetri e vagare in un bosco con piante e fiori altissimi. Anch'io sono lungo 7 centimetri. Ah, scusami tanto, non volevo offenderti, ti chiedo perdono. Solo che io non sono abituata a queste misure, quindi capisci? Ti ci abituerai presto. Mi ci abituerò. Non posso abituarmi, non ho tempo. Ascolta bene, da una parte per diventare grande e dall'altra per diventare piccola. Da una parte di che? Di che cosa parli? Come? Ma del fungo. Già. Da una parte e dall'altra parte. Ma il fungo è rotondo, non ha dei lati, non è come un quadrato. Che cosa mi importa? Farò come ha detto lui. Spero di aver capito bene. No, rimpicciolisco. Ah, bene, divento grande. Oh! Alice continuò a mangiare i pezzetti di fungo che teneva stretti nelle mani e dopo vari tentativi riuscì a raggiungere la sua altezza normale. Ah, finalmente sono a posto. Avevo paura di non tornare mai più come prima. Camminava senza una meta precisa, ma improvvisamente... Ah, ma quella è una casa! No, non posso entrarci così, sono troppo grande. Così sono perfetta! C'è qualcuno? Rispondete! Permesso, c'è nessuno in casa. Alice era entrata nella casa di una granduchessa. Miau! Ah, che gatto strano! Non lo conosci? È un gatto sardonico. Un gatto sardo che? Sardonico, signorina! Porcellino! Oh? Tienilo tu, io devo andare a giocare a cricket, non posso badare a lui. Oh, cielo, come sono in ritardo! Ma dove va? Non piangere, piccolino. Seguire. Oh, bella risposta. Ma insomma, come faccio se non conosco questo posto? Allora, di là abita il cappellaio matto, un tipo strano, e di là invece vive il leprotto bisestile. Puoi anche andare a trovarli se ti fa piacere, ma ti avverto, sono due tipi alquanto originali. Oh no, è sparito. E adesso da chi vado?
Ho deciso, andrò a fare visita alle Proto Bisestile. Sono arrivata, quella è la casa. Alice diede un morso ad uno dei due pezzi di fungo e si alzò leggermente. E poi si avvicinò alla casa delle Proto Bisestile. Vattene via di qui, non c'è posto per te. Ma se ci sono un sacco di posti vuoti. Vuoi del vino? Ma sul tavolo non c'è nessuna bottiglia di vino. Non è carino offrire qualcosa che non si può dare. E non è carino sedersi qui senza essere stata invitata. E poi quello è il mio posto. Non sapevo che fosse il tuo posto, ti chiedo scusa. Comunque ci sono tanti posti liberi. Sapete che lo scorso marzo ho cantato al concerto della regina di cuori e ho avuto un successone? Brilla dolce pipistrello, io vorrei essere bello. La conosci questa canzone? Veramente non l'ho mai sentita prima. Oh, brilla dolce pipistrello! Soltanto io posso cantarla. Purtroppo prima che finisse la prima strofa, la regina si è messa a urlare come una pazza. Tagliami il tempo, rovina il ritmo! Fategli tagliare subito la testa! E a partire da quel momento non ho più la cognizione del tempo. Per me, quindi, è sempre l'ora del tè. È per questo che ci sono così tante tazzine. Esatto, e non avendo neanche il tempo di lavarle, ne usiamo sempre di nuove. Forse c'è bisogno di tazze pulite. I tre amici continuarono la strana cerimonia del tè per molto tempo. Cambio! Oh, ne ho abbastanza di questa storia! Non sarei mai dovuta venire in questo posto assurdo. Chiedo scusa, potrei sapere perché state dipingendo quelle rose? Vedi, è per la regina. Lei ci ha ordinato di piantare delle rose rosse, ma noi sfacciatamente abbiamo piantato delle rose bianche. Se la regina se ne accorgesse, ci farebbe sicuramente tagliare la testa. Ah, come tagliare la testa? La regina! Arriva sua maestà, la regina! Come ti chiami, ragazzina? Mi chiamo Alice, vostra maestà. Si può sapere che cosa fate con quei secchi? Ecco, noi stavamo solo... Solamente noi! Ah, certo, ho capito perfettamente! Avete disubbidito, vi farò tagliare la testa! Aiuto, pietà! Ehi, tu sei capace di giocare a cricket? Sì. Allora vieni con me. E fu così che Alice andò a giocare con la regina di cuori. Ma il gioco della regina non era il solito. Era un gioco alquanto bizzarro. Che stai aspettando? Tocca a te tirare. Sì. Per favore, stai ferma. No, ma come si gioca? No. Tagliate la testa a quelli capaci. No, pietà, no. Tagliate la testa anche a quei due. No, vi prego. Non voglio morire. Non fa che ripetere lo stesso ordine. Se va avanti così non rimarrà più nessun soldato. Di nuovo il gatto sardonico. Dimmi, come ti va la vita? Un vero disastro. In questo posto non gioca nessuno in modo leale. È tutto un gran pasticcio. E allora ti è simpatica la regina? No, per niente. Lei vuole soltanto vincere. Certo, credo che non potrò mai batterla. È troppo brava a giocare.
Ma con chi stai parlando, ragazzina? Con un mio amico, il gatto sardonico. A giudicare dal suo aspetto non mi piace per niente, ma se proprio insiste può baciarmi la mano. Preferirei di no. Che cosa? Impertinente, fate tagliare la testa a quel gatto! Non sarà facile tagliargli la testa. C'è soltanto quella e senza corpo. Basta, tagliategli la testa, fammi fretta! Ma... Hai già conosciuto la tartaruga beffarda? No, non ho ancora avuto questo piacere, maestà. Allora vieni con me. Le esecuzioni sono state annullate, siete salvi. Grifone, accompagna subito questa ragazza dalla tartaruga triste. Il grifone eseguì immediatamente l'ordine della regina di cuori e accompagnò Alice dalla tartaruga triste. Perché sta piangendo in quel modo? No, non è niente di grave. Mi manda la regina di cuori. Desidera che tu racconti a questa ragazzina la tua storia. Se è un ordine della regina, prego, accomodati. Molto tempo fa ero una tartaruga normale come tutte le altre. Ma la storia della tartaruga era talmente piatta e monotona che Alice si annoiò terribilmente. Ah, basta con queste sciocchezze, non ne possiamo più. Insegniamole la danza, forse è meglio. Danza? Che genere di danza? Ma la quadriglia della coppia, carina. È una danza davvero divertentissima. Innanzitutto si deve formare una coppia. Mettendosi uno di fronte all'altro. E poi ballare tenendosi stretti per mano, sta a guardare. Sta per iniziare il giudizio. Andiamo. Ma insomma, si può sapere che cos'è il giudizio? Taci, lo scoprirai tra poco. Era atterrata nell'aula del tribunale reale senza sapere come. Quel poveretto sta per essere giudicato, a quanto pare. Ma che cosa avrà fatto? Ascoltate, siamo qui riuniti perché il fante di cuori è accusato di aver rubato i pasticcini della regina. La giuria ha già emesso un verdetto? No, non ancora, sire. Dobbiamo ancora consultarci prima. Dobbiamo sentire i testimoni. D'accordo, fate entrare il primo testimone. Andiamo a deporre il cappellaio matto! Vi prego di scusarmi, vostra maestà. Non avendo finito il tè, me lo sono portato con me. Il cappellaio matto e la duchessa salirono sul banco dei testimoni, ma non furono di grande aiuto. Sentiamo la tua testimonianza, duchessa. Non ricordo niente. Entrambi i testimoni si rivelarono inutili. Siamo al banco dei testimoni, dunque chi? Ah sì, Alice! Io! Improvvisamente Alice si ritrovò con la sua vera statura senza aver mosso un dito. Hai forse qualche prova relativa al crimine commesso? No, sire. Proprio niente di niente? Proprio niente di niente. Allora potete mettere il verdetto. Oh, un attimo, sire. Dobbiamo esaminare altre prove. Ho una lettera che vorrei mostrarvi, maestà. E che reputo decisiva per la risoluzione del processo. Che cosa c'è scritto in quella lettera? Non l'ho ancora letta, maestà, ma sembra scritta dal fante e indirizzata a una persona sconosciuta. No, non ho mai scritto quella lettera, non è vero, guardate. Non c'è neppure la mia firma, non è mia, credetemi, sire. Niente firma? Tu non l'hai messa perché hai la coscienza sporca. Se tu fossi innocente avresti a posto la tua firma. Questa è la prova della sua colpevolezza senza ombra di dubbio. Tutto questo è ridicolo. La giuria emetta il verdetto. No, niente affatto. Questa farsa deve finire, avete capito? Chiudi il becco. Invece voglio parlare. Se continui ti farò tagliare la testa. Davvero? Siete soltanto un mazzo di carte, non mi fate alcuna paura. Alice, svegliati, si è fatto tardi.
Era un sogno. Stai bene? Hai dormito quasi tutto il pomeriggio, lo sai? Incredibile, ho fatto anche un sogno stranissimo. In che senso? Il sogno di Alice dimostrava la sua ingenuità e la sua curiosità di bambina. Un sogno che forse non dimenticherà mai, perché sono cose che accadono sempre.